Eccoci qua ragazzi, bentrovati, complimenti, il film è molto bello. Partirei da una scena trovato riuscitissima, emozionante, perché c'è la più bella canzone italiana degli ultimi 30 anni, Sere Nere di Tiziano Ferro. Quindi l'idea da chi è arrivata, come è venuta, e poi la tua interpretazione, Elisa, è eccezionale, quindi. Che devo dire io? Da chi è partita questa scelta? Da Rocco o da te? Da Rocco, mi sa, noi abbiamo lavorato con un consulente musicale, si chiama Rocco Centrella, Sì. che ci ha un po' aiutato a trovare dei Dei brani. brani. E questo è molto difficile parlare delle scene nello specifico perché non mi ricordo assolutamente niente, però penso che questo brano fosse stato scelto per rappresentare un po' proprio lo screzio nei confronti invece della musica classica, dopo un po' una disillusione, ecco. Quindi la rappresentazione è un po' quella del vabbè, adesso faccio quello che mi va, Sì, insomma. Anche perché è una canzone talmente potente e quasi liberatoria quando la sì, canti, immagino, senza no? dubbio. Sì, tra l'altro che noi abbiamo fatto in modo che le canzoni che sono nel film, sia che siano quelle che Anita scrive, che anche quelle che si cantano, che vengono cantate, sono scritte da altri, che poi provassero sempre a raccontare l'emozione di Anita in quel momento, no? E quindi dovendo trovare una canzone, un po' come se fosse un musical quasi. Quindi dovendo trovare una canzone che raccontasse la delusione, ci sembrava che Sere Nere fosse quella. Insomma. E devo dire che Elisa ha fatto per una cosa meravigliosa, perché quello è un one take, cioè un track unico, è un piano sequenza unico, che ovviamente Elisa canta live, da ubriaca, fingendosi ubriaca. E lui ha fatto un track solo, un unico track. Riesce bene. Elisa, Luca, la vostra intesa è fortissima fin da subito, da quando vi incontrate, insomma, poi sono due personaggi opposti, diciamo, che si ritroveranno. Da dove siete partiti per costruire appunto l'intesa che vi accompagna per tutto il film? Beh, sicuramente anche solo il fatto che mentre eravamo sul set gli sguardi parlavano da soli, quindi mi bastava solo guardarla negli occhi e ci capivamo immediatamente. Poi venivamo da dei provini che avevamo fatto insieme, in cui ho avuto questa sensazione che di aver aiutato io lei e lei me viceversa, quindi è stato proprio il rapporto con lei, sia nel film che poi nella vita normale, è stato incredibile. Sì, al 100%, questo è molto vero. La situazione della connessione nello sguardo ha proprio tipo colpo di fulmine, questa è un'altra cosa molto vera. E soprattutto lo scambio di supporto, quello al 100%, non ce l'avrei mai fatta senza, altrimenti impazzivo davvero. Dovremmo, secondo me, far vedere questo provino, perché fu un Vero? bravissimo, però ce l'ho Tu ce io, l'hai? dovrebbe uscire, perché fu un provino improvvisato, nel senso che non c'era la scena scritta, No. l'hanno improvvisata assieme, Sì. è diventata poi in realtà una delle scene del film, proprio perché era così autentico quello che hanno fatto al primo track, e quello abbiamo usato anche qui. My Soul Summer è un film musicale, off record, ne parlavo con Fabio. Quali sono i vostri film musicali preferiti e se in questo senso, Fabio, quali ti hanno dato il là, per restare in tema, per il tuo film? Ce ne ho uno che mi è piaciuto tantissimo, cioè, è Ray su Ray Charles. Quel film mi piace veramente, veramente moltissimo perché poi, a parte che secondo me è molto bello in generale, però parla di una cosa bella intensa, cioè parla proprio di un momento della storia musicale intensissimo e soprattutto in una comunità. Di quel periodo storico che ne ha vissute di tutte, che si sente completamente nella musica, tantissimo. Quindi quel film lì mi ha smosso tanto. Io, mia sorella, quando ero bambino era fissata con High School Musical, quindi quindi me lo sono subito proprio. Più musica di High School Musical. Che Zurich, rock! tua sorella o anche tuo fratello, però? Di la verità. Di nascosto sono andato.
però mi vergognavo a dirlo. Sono a scuola, mi prendevano in giro. Io gli do tre reference. Vai. Una è, ne parlavamo prima, What Happened Miss Simone, il documentario Netflix su Nina Simone, stupendo, è stato un po' una guida. Un altro, Whiplash, Chazelle, che è stato un'altra che è importante. E terzo gli do Cercasi Susan disperatamente con Madonna degli anni 80, perché rimane per sempre, mi ha cambiato, mi ha fatto diventare gay quel film. Cioè, direi che ha avuto una grande peso nella mia vita. Grazie, grazie, grazie mille, grazie. Grazie. Grazie.